Ok, continuiamo con la discussione sulle prove dell'anno scorso. Eravamo arrivati, se non vado errato, alla domanda numero 16, la quale dice: la circonferenza disegnata qui sotto ha come centro l'origine O degli assi cartesiani e C è un suo punto, un punto sulla circonferenza, mentre A e B sono le proiezioni sugli assi, le proiezioni si fanno lungo rette perpendicolari, CB è perpendicolare all'asse Y, CA è perpendicolare all'asse Y. Il diametro della circonferenza è di 12 centimetri. Ok? Che è un altro dato importante. Qual è, la domanda è: qual è la lunghezza del segmento AB? Scrivi come hai fatto per trovare la risposta e poi scrivi il risultato. Quindi in queste tre righe dovete mettere che cosa avete fatto, anche in modo sintetico, ma si capisca che ragionamento avete fatto, e sotto il risultato numericamente. La discussione è aperta. Allora, Cosa proponete? sicuramente raggio, Non c'è dubbio. sicuramente lungo 6, solo che O A non coincide col raggio Perché no? perché non Che termina. figura geometrica è questa? Quali Rettangolo. sono le proprietà del rettangolo? Il lato Le biondo. diagonali sono? Quindi AO e CO sono, hanno la stessa lunghezza, ergo AB è lungo 6, 6 centimetri, metri, non so, 6 centimetri. Perché CD comunque coincide con il raggio. No, CB non è il raggio, CO è il raggio, ma è una diagonale del rettangolo. Siccome il rettangolo è il parallelogramma che ha le diagonali congruenti, allora CO e AB sono congruenti, ma se CO è 6, anche AB è 6, quindi AB è 6 centimetri. È chiaro per tutti? Quindi qui bastava secondo me scrivere CBOA è un rettangolo, quindi AB è congruente a CO, ed essendo CO il raggio uguale a metà di 12, allora anche AB è 6 cm. Un attimino più avanti, vediamo se ce la faccio con il mouse. Ok, domanda 17. È data l'equazione 2k-3x più 1 meno k uguale a 0, in cui x è un'incognita e k è un parametro reale. La soluzione è 1 se k vale. Quindi calcoli fatta. Mi dà un'equazione, l'incognita x, k, l'equazione parametrica, no, curvate. Vi ricordate? Sì. Ecco, qui non vi chiede di risolvere in generale, ok? Vi domanda. In parentesi deve esserci uno, nel Allora, senso. fatemela riscrivere. 2k-3x, quindi 2k-3x, poi cosa diceva? Più 1 più 1 meno k uguale a 0. Per quale valore di k, vi chiede, la soluzione è 1. Basta, ma non devi risolverla. Cioè, per risolvere l'equazione, la soluzione ce l'hai già. La soluzione, la k è 1 se, cioè k1 è soluzione, se al posto di x nell'equazione, l'equazione funziona. Quindi sostituendo x il valore di 1, trovi qual è l'equazione per k. Quindi l'equazione diventa 2k-3 per 1 più 1 meno k uguale a 0. Qui posso togliere le parentesi, 2k-3 più 1 meno k uguale a 0, 2k meno k è uguale a k, meno 3 più 1 fa meno 2, ok? Uguale a 0, porto il 2 dall'altra parte, k è 2. Non devi risolvere l'equazione con la discussione, eccetera.
per quale valore di k la soluzione è quella lì. Mi basta sostituire la soluzione e trovo un'equazione, questa volta normale, se non parametrica, per k. Quindi in questo spazio, no, qua non mi chiedono di dire perché, basta, dovete mettere solo la risposta. È tutto chiaro? Poi, il trapezio ABCD è circoscritto a un cerchio di raggio 5 cm. L'area del trapezio è di 120 cm quadrati. Quant'è la somma delle basi AB e di C? Questa, ahimè, in geometria non l'abbiamo ancora vista. Comunque qualcuno può avere qualche idea, ci siamo. Prego. Poi aspettiamo un secondo. Allora, aspetti, 140. Allora, 10, no. Ma, cioè, avremo la, tipo no, l'altezza. L'altezza qual è? È il diametro. L'altezza è 10. È il diametro. Ma quindi dobbiamo fare base, base, base maggiore per base minore? No, base maggiore più base minore per altezza numero di 2. Ok. Di conseguenza dobbiamo quindi fare devi moltiplicare per 2 questo. Sì. Fai l'inverso. Viene. Sì, poi viene. Dividi. Quanto viene? 240. Diviso l'altezza che è 10. 24. E 24. Poi 24. E la somma del... Ah, la somma, ok. 24 la somma delle basi. Allora, in un trapezio, e questa è l'altezza, la base minore e la base maggiore, l'area o superficie è somma delle basi, base maggiore più base minore, per l'altezza diviso 2. Quindi la somma delle basi vale 2 volte l'area diviso l'altezza. Quindi 2 volte 120 diviso 10 nel nostro caso. Ok? Questo mi pare che ci fosse l'area del trapezio, c'era anche nel formulario. Mi pare di sì. Certo, fatemi dare un occhiata. No, dove il trapezio non c'è, se quello è parallelogramma non c'è. Vado avanti? Ok. Domanda 19. Su 100 alunni, a questo esempio sugli insiemi, l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi non dovreste avere problemi. 100 alunni in una scuola, 82 si interessano di calcio. 26 di basket e 10 non si interessano né di calcio né di basket. Scrivete nella zona opportuna del seguente diagramma il numero di studenti che si interessano sia di calcio sia di basket. Prima cosa, quelli che si interessano, come chiede la domanda, sia di calcio sia di basket, dove li metto? In quale zona li metto? Nella sovrapposizione, nell'intersezione. Ok? Quelli che non si interessano, quei 10 che non si interessano né di calcio né di basket, dove li mettono? Fuori di entrambi i due ovali. Ok, quindi se, fatemi fare un disegno, se ho, allora 100 è il totale, questo è il calcio e questo è il basket.
10 non si interessano né di calcio né di basket, ok? Quindi quelli che si interessano di calcio oppure di basket, quanti sono? 90. Sanno 100 meno 10, certo, cioè 90, d'accordo? Quelli che si interessano sia di calcio che di basket, sapendo che, scusate, un momento qua, quelli che si interessano di basket erano 26, quelli che si interessano di calcio erano 82, ma come può essere? Rilassati. Allora se faccio l'unione di quelli che si interessano di basket e di calcio, alla somma 26 e 82 devo togliere questa, per viene contata doppia, perché gli 82 sono tutta l'area C, i 26 sono tutta l'area B, se li sommassi direttamente l'area comune la sta appunto due volte. Aspetta, quindi se, siccome so che quelli che occupano C oppure B sono 90, se faccio C più B, questa, in questa ho i 26 più gli 82, con questo contato due volte. Di conseguenza da i 90, che dovrebbe essere C unito a B, tolgo l'unione dalla loro somma, cioè se da questa C più B quanto fa? 82 più 26, 108, giusto? Sì. Questi 108 equivalgono a C B con questo contato due volte. Quindi se da questo tolgo l'unione, mi avanza l'intersezione, perché in quel caso viene contata una volta. Quindi faccio, l'intersezione è C unito a B meno C più B. Quindi 108 meno 90, 18. E vanno messi qua dentro. È chiaro per tutti? Prego, cosa vuol dire? No, volevo dire se quando ci danno 10, sì. Cioè in B e in C sono completi i ragazzi dell'intersezione? Certo, okay. Se no devo specificarlo. Okay. Se dicono qui che si interessano a calcio, significa che si interessano a calcio più qualsiasi altra cosa. Che almeno fanno calcio. Possono fare calcio, basket, pallavolo, nuoto, okay. Quello che ho detto, ma anche calcio. Se no avrebbero detto quelli che fanno solo calcio. Okay. In questo caso possiamo anche calcolare quelli che fanno solo calcio, perché sono 82 meno 18. 82 tutti quelli che fanno calcio, meno quello che fanno calcio e anche basket, e rimane 82 meno 18, che è quello che è. Quindi qui va piazzato il 18 nel centro, il 10 fuori. Poi, da un controllo di qualità è emerso che una macchina ha prodotto 14 pezzi difettosi su un totale di 1200 pezzi. Che stima è ragionevole fare del numero di pezzi difettosi su una produzione di 2150 pezzi, approssimando, attenzione, all'unità, quindi senza virgola. Sarà 14 come 2000, certo. 2150 fa una proporzione. La probabilità che succeda un pezzo difettoso è di 14 fratto 1200, okay. Quindi la probabilità di avere tot pezzi difettosi è 14 diviso 1200. Quanti pezzi difettosi avrò su
2150 è la probabilità che abbiamo appena trovato, cioè 14 su 1200 per 2150. Oppure, se preferite, la proporzione. Quindi, ripeto, il nostro numero di pezzi difettosi x su 2150 sarà la stessa che 14 su 1200. Quindi 14 su 1200 per 2150 e ottenete, possiamo fare il calcolo con la calcolatrice rapidamente, 5.0833. Questo è quello che vi dice la calcolatrice. Cosa scrivete sulla risposta? Se questo è il risultato della calcolatrice? 25, perché è approssimato all'unità. La risposta 25. Se mettete 25,1 è sbagliata. Se mettete 25,08 è sbagliata, perché non rispetta la consegna. La richiesta è di li approssimi all'unità. Ok, attenzione. D'accordo? È tutto chiaro? 21. Adesso ce la facciamo finire. Allora, si è costruita la figura che vedi inserendo nel quadro più grande un secondo quadrato in cui i vertici sono i punti medi del primo. Quindi, qui c'è un quadrato grande. Il quadrato immediatamente più interno è costruito unendo i punti medi dei lati del quadrato grande e così via per altre due volte. La superficie del quadrato più grande è 64 cm quadrati. Quant'è quella del lato più piccolo? Per trovare il lato più grande devo fare la radice quadrata. Allora, se l'area del quadrato grande è 64, vuol dire che il lato misura 8. Quindi la metà misura 4. Questa, il lato del quadrato immediatamente più interno rispetto alla metà del lato quello più grande è radice di due volte più grande. Perché? Più L, questa è la diagonale del quadrato nostro. Okay. La diagonale la trovi col teorema di Pitagora. Radice di L alla seconda più L alla seconda. Radice di due volte L quadra che vale radice di 2 L. La radice di 2 L, L quadrato, posso portarlo fuori dalla radice perché è un quadrato. D'accordo? Di conseguenza, se, e questo è il lato del quadrato più interno, quindi l'area del quadrato più interno, d'accordo, è il doppio di quella che costruirei sulla metà del quadrato del lato esterno, perché l'area costruita sulla diagonale è il doppio dell'area costruita sul lato. Quindi se ho il quadrato grande esterno, questo è L grande, questo è L piccolo è uguale a L grande metri, l'area grande, l'area piccola, questa è l'area piccola, e questa è l'area grande, è L alla seconda, 64. L'area piccola è costruita su questa, chiamiamola D, sul quadrato che ha questo come lato, quindi è D alla seconda, ma D è radice di due volte L piccolo, il quale è la metà di L,
Quindi se faccio il quadrato, 2 diviso 4, che è un mezzo, L alla seconda. Quindi l'area interna è la metà di quella dell'angolo esterno. Ok? L'area piccola costruita sui quadrati, sui punti medi, è la metà del quadrato grande. Se quindi ogni volta che passo dal quadrato esterno a quello interno, l'area si dimezza. Se lo faccio due volte, dimezzo una volta, dimezzo una volta, dimezzo un'altra volta, diviso 2, diviso 2, diviso 2, faccio diviso 2, 2, 2, 8. Di conseguenza l'area, cosa chiedeva? Qual è il quadrato del lato più piccolo? Se divido per 8 l'area, 64 diviso 8 quanto fa? 8, d'accordo? Ma se l'area è 8, il lato è la radice quadrata dell'area. Quindi è la radice di 8 che vale 2 volte la radice di 2. Quindi l'area piccola è 8, il lato piccolo è radice quadrata di 8, cioè 2 volte radice di 2, perché 8 posso scriverlo come 4 per 2. La radice del prodotto è il prodotto delle radici, e la radice di 4 è 2. Tutto chiaro? Quindi risposta B. Certo. Questa era l'area piccola. L'area piccola è... domanda siamo arrivati, non è vero? No. Manca poco, la scelta ce la facciamo. Domanda successiva: un parcheggio propone ai clienti tre tariffe, 15 euro per tutta la giornata, 24 ore, tariffa B 1 euro l'ora, tariffa C la prima ora è gratis e poi 1,2 euro per ogni ora successiva. Mario deve lasciare al parcheggio l'auto per 8 ore. Quale tariffa gli conviene? La B. Assolutamente la B, perché con la B spende 8 euro. Con la C spenderebbe sì la prima ora gratis, ma poi gli avanzano 7 ore da coprire, quindi gli viene 7 volte 1,2 che fa 7,8,4. Mi spende un pochetto di più. La tariffa più conveniente è la B. Qual è il numero H di ore del parcheggio per cui le tariffe B e C si equivalgono? Attenzione. Allora, tariffa B 1 euro ogni ora. Ok, tariffa C è la prima ora gratis. Poi 1,2 euro l'ora. Ok? Se n è il numero di ore, il costo della tariffa B vale n. N per 1 fa n. Il costo della tariffa C vale 1,2 euro l'ora per n meno 1. Perché la prima ora è gratis. Quindi devi risolvere l'equazione n uguale 1,2 n meno 1.
quindi togli le parentesi. Mi viene n meno 1,2, n uguale a meno 1,2, quindi cambiamo di segno, 0,2 n uguale a 1,2. è 12 decimi, 0,2 è un quinto, 5, 6 ore. Cos'altro ti dico? Scrivi che calcolo hai fatto, si scrive quelle equazioni là e guarda. Poi il triangolo ABC è isosceles sulla base AB. L'angolo in C è la metà dell'angolo in B. AD è la bisettrice di BAC. AD è bisettrice dell'angolo in A. Indica se ciascuna delle seguenti informazioni è vera o falsa. Allora, AD è anche l'altezza relativa a BC, cioè AD è altezza di questo lato. È sicuramente falso. Per quale ragione? Perché mi ha detto che mi parla. Come fai a dirlo? A parte il disegno. Se fosse altezza, questo sarebbe 90 gradi, questo angolo. Fate la somma degli angoli, questo non viene 90 gradi. Ok? Poi l'angolo in B misura 72 gradi. L'angolo in B misura 72 gradi. Beh, 72 più 72 è giusto. L'angolo in C è la metà di B, quindi è 70, l'angolo in B più l'angolo in A più metà ancora dell'angolo in B deve fare 180. Quindi hai praticamente B è il doppio di C, B è il doppio di C, A è il doppio di C, hai 2 volte C più C, 5 volte l'angolo in C fa 180 gradi. Quindi fai 180 diviso 5, 72. La seconda affermazione è corretta. L'area del triangolo ADC è il doppio dell'area del triangolo ABD. Attenzione, l'area del triangolo ABC, questo superiore, è il doppio di ABD, questo piccolo. Perché è falso? Perché comunque in AD, nel senso, ad esempio BD non è la metà di CD, cioè. Certo, perché D non è, no, questo non è la metà di questo, fatemi controllare perché non vorrei dire una scemenza. Sì, è falso, già questo non è la metà di questo. Ultima, AD sta da C, AD ad AC come BD sta ad AB. Vero? AD sta ad AC. Vero? Sì. Il rapporto AD su AC, AD su AC è lo stesso di BD su AB. Tenete presente che quest'angolo è la metà di questo. Quindi l'angolo in C è congruente all'angolo CAD. Quindi chiede la tra triangoli simili, l'affermazione è corretta, però per simili non abbiamo ancora fatto, quindi sì. La cosa è data la c'è.
vediamo se ce la facciamo agli ultimi due. Allora, se A è il numero compreso tra 0 e 1, allora vale questo, cioè quale di queste è vera? Qui qual è la chiave? Se A piccolo è compreso tra 0 e 1, intanto è positivo, ok? E la sua radice è più grande di A. Se tu fai la radice quadrata del numero tra 0 e 1, la radice quadrata è più grande di A. Di conseguenza, il quadrato di A è più piccolo di A, che è più piccolo della radice, che è più piccolo dell'inverso. Okay. Mentre nella A, per esempio, la prima e l'ultima sono sbagliate, perché non è vero che A è più piccolo di A, il quadrato di A è più piccolo di A. Se vedi il quadrato del numero più piccolo di 1, il quadrato è più piccolo del numero. Quindi qui la risposta corretta era la C. 25, credo che sia l'ultima. No, ancora 25. Prato Fiorito è un gioco per computer che si gioca su una scacchiera. Cliccando sui quadri della scacchiera a volte si può scoprire un fiore nascosto. Per esempio, nella scacchiera con 9x9 riquadri sono nascosti 10 fiori. Quindi ho 9x9 riquadri con dentro 10 fiori. Qual è la probabilità di scoprire al primo tentativo un fiore nella scacchiera? Il numero dei fiori sono 10 diviso le possibilità 99, cioè 81, 9x9 81, quindi la D, 10 81esimi, casi favorevoli fratto casi possibili. Poi è possibile personalizzare il gioco impostando la dimensione della scacchiera, cioè il numero di righe di colonne e il numero di fiori nascosti. Se si gioca con una scacchiera di 10x20 riquadri, quale deve essere il numero di fiori affinché la probabilità sia un ottavo? Allora, casi possibili 12x20, 240. N diviso 240 deve fare un ottavo, quindi sarà 240 diviso 8. Ok? Quindi fammi pensare, 30. Osserva la figura. Se non ci riesco a fare la sta tutta. Il triangolo A', B', C', questo qui, è stato ottenuto da ABC mediante quale trasformazione? Una simmetria di centro 0,3, 0,3 è qua, no, 0,3 è qua, d'accordo? Questa è vera o è falsa? Questo triangolo è simmetrico di questo rispetto a 0,3? No. Risposta no, perché altrimenti B avrebbe dovuto essere qua sotto. Una rotazione anti-oraria di centro 0,0 e di 90 gradi. No. No, se ruoto rispetto a Do, A va a finire, 3, vedete qua. Una simmetria assiale rispetto all'asse delle Y. No. Una rotazione anti-oraria ma rispetto a 1,1 a questo punto. Questo è vero perché rispetto a 1,1 A va a finire in A, C in C' e B in B'. Questa è corretta. Quindi la D. È tutto chiaro? Oh, qui ti voglio. Il polinomio X alla terza meno 8 è divisibile per qui teorema del resto di Ruffini. Come fai a sapere se questo polinomio è divisibile per uno di questi? Deve dividere, quindi sono divisibili se
Così si ferma dal resto. Facciamo per esempio l'ultimo, questo. X meno 4 si annulla per x uguale a 4. Questo polinomio è divisibile per questo se si annullano per la stessa x. Questo si annulla in 4, questo si annulla in 4, no, perché 4 alla terza non fa 8. Cos'è che elevato alla terza fa 8? Quindi è divisibile per x meno 2. Attenzione, Ruffini interverso. 28. Qui il grafico dovrei ridurre un pochetto, se faccio un po' più piccolo. Il seguente grafico rappresenta le posizioni assunte da un corpo in funzione del tempo. La posizione S in chilometri, il tempo in ore. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per descrivere il moto del corpo? A. Si muove con velocità costante per 2 ore, poi si ferma per 6 ore e infine riparte con velocità maggiore di con quella in cui si è mosso le prime 2 ore. Può essere. Questa è quella corretta perché se il grafico spazio-tempo è una retta, la velocità è costante. Quindi nelle prime 2 ore fa 200 km. Non è vero perché non si ferma per 6 ore, si ferma certo, per 4. Per 4 ore si ferma, si chiede scusa, quindi la seconda, cioè da 2 a 4 sono 6 ore, qui rimane fermo perché la posizione non cambia, poi riparte tra 6 e 7 circa, fa 150 km in un'ora, quindi è più veloce che nelle prime 2. Quindi che il rettifico non è la A ma la B, mi pare. Sì. Una ruta costante, no, minore, no, non è anche la B. La D. Sì. Ok. Velocità costante, sta fermo, riparte a velocità maggiore. Quindi D. Ok. E l'ultima questa? Sì, bene. Basta così. Ci fermiamo qua.